Buongiorno ragazzi, come al solito mentre sono in vacanza non avviso mai che entrerò in diretta. Vediamo se c'è qualcuno che si collega. Che vi voglio parlare di un argomento che mi è venuto proprio in mente ieri sera mentre facevo la diretta, ok? Perché vedo che ci sono delle persone ancora che pensano che servono dei capitali per fare le operazioni. Ciao Mario. Allora, Mario e Isabella, sempre sul pezzo, marito e moglie. Ciao ragazzi, come sta andando la vostra operazione? Datemi un feedback per favore se sentite, se mi vedete, ok? Non posso urlare perché chiaramente qua ci sono anche altre persone, sono in un posto privato molto bello, però chiaramente non posso disturbare le altre persone, ok? Domani andiamo dal notaio, quindi immagino che tu mi senta bene, Mario. Ok, andate dal notaio a comprare, quindi a portare l'immobile. Per preparare il preliminare da cedere. Ok, quindi hai già venduto praticamente, hai già trovato l'acquirente. Ragazzi, se potete, se vi fa piacere, condividete anche queste live, perché secondo me su questi argomenti c'è veramente molta disinformazione e ci sono anche diverse persone che non sanno come si fa. Allora, comincio a spiegare, perché tanto se non ci sono altre persone si collegheranno sicuramente dopo. Non ho trovato acquirente, ok? Quindi tu stai preparando tutte le carte per il compromesso, per capire come andare poi successivamente, immagino, a cederlo, ok? E fai bene, nel senso che una delle cose che io spiego proprio durante la cessione di preliminare è che bisogna avere un notaio amico, ok? Proposta accettata, facciamo il preliminare, perfetto. E perché quando poi si va a cedere, ok, possono nascere mille problemi e questi problemi vanno affrontati fin da subito, quindi chiaramente avere un notaio amico che sta dalla vostra parte è molto più semplice che non farlo tra virgolette da soli, che non farlo con l'agenzia immobiliare, che molto spesso tra l'altro non sono neanche abituati a questa tipologia di operazioni. Non sempre è così, ma spesso funziona in questo modo, ok? Quindi bisogna sempre avere un notaio di fiducia, bisogna avere un notaio amico che vi permetta successivamente di andare a fare la vostra cessione di preliminare. Allora, di che cosa vi voglio parlare oggi? Siccome ieri ho fatto una diretta e mi sono arrivati un po' di domande in privato, perché io ieri dicevo della cessione della proposta, ok? Molte persone non sanno nemmeno che cosa sia, addirittura vi posso assicurare che quando fanno dei corsi di formazione, se voi dite la cessione della proposta, spesso vi guarderanno storto, nel senso che è una cosa abbastanza tra virgolette inusuale, mentre la cessione di preliminare sembra che la sappiano fare tutti, che così non è, come dicevo io ieri, perché io di persone che veramente le fanno e che le fanno veramente ne conosco davvero poche. La cessione della proposta ne conosco ancora meno persone che la fanno, che sanno che cosa sia e che sanno utilizzare questo strumento. È uno strumento che io vi dico reputo fantastico, è una figata pazzesca, perché vi permette di fare delle operazioni anche senza capitali, anche in assenza di denaro, ok? E quando io parlo in assenza di capitali non vuol dire, attenzione,
che c'è qualcuno che mette i soldi, quindi che c'è un investitore di capitali, ma vuol dire mettere 0 euro sull'operazione, ok? Quindi è un tipo di operazione che può essere veramente molto speculativa, perché potete avere un guadagno che di fatto è infinito, nel senso che non mettete soldi, non li mette nessuno, prendete soltanto i soldi, il guadagno alla fine dell'operazione, e molto spesso questo tipo di operatività si può blindare anche in maniera tale che se qualcosa non va per il verso giusto, fate saltare la proposta, ok? Quindi questa cosa è molto importante. Intanto ciao ragazzi a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento, sono a Mykonos, mentre prendo il sole ho detto faccio una diretta riguardo questa cosa, ok? Quindi dopo se volete mi fate delle domande. Come funziona la cessione della proposta? Allora andiamo per gradi, quindi per chi non sa che cos'è una cessione di preliminare, che è ancora più facile da capire, esiste un contratto che si chiama preliminare quando voi andate ad acquistare una casa, quando andate a vendere una casa, cioè in pratica c'è un soggetto che promette di vendere a qualcun altro. Che cosa succede? Che con le giuste clausole si può praticamente vendere questo contratto preliminare a un terzo, ok, a un prezzo superiore. Quindi ipotizziamo, io prometto di vendere un immobile per 100.000 euro a una persona, questa persona trova un altro che è disposta a pagare 120.000, 130.000, magari anche senza toccarlo, e questa persona vende questo contratto a quell'altra, ok? Quindi ci guadagna dalla differenza di quei soldi. Però c'è un passaggio prima ancora del preliminare, ok, che è la proposta d'acquisto, ok? Ciao Ale. La proposta d'acquisto, ragazzi, come funziona? Allora, un investitore normalmente, o comunque chiunque chi compra un immobile, qualsiasi persona che va a comprare un immobile, di solito va a visionare un immobile, gli piace, dice ok, perfetto, questo immobile ci voglio magari andare a vivere, oppure voglio fare un'operazione immobiliare, che cosa fa? Fa una proposta d'acquisto, giusto? Ok? Quindi ipotizziamo che questa persona trova questo appartamento di suo gradimento e dice io voglio fare una proposta d'acquisto per 100.000 euro, ok? Quindi poi ovviamente l'agente immobiliare, se lo fate in agenzia, porterà all'attenzione del proprietario questa proposta, e il proprietario deciderà se rifiutare questa proposta, deciderà se accettare questa proposta, oppure deciderà di rialzare questa proposta, ok? Quindi potrebbe dire a me non mi sta bene 100.000, ne voglio 110, potrebbe succedere questo. C'è questa proposta, ovviamente in questa proposta si scrivono tutti i vincoli, quindi io compro a 100.000 però lo voglio rocitare da qui a un anno, io lo compro a 100.000 ma voglio avere le chiavi al preliminare, io lo compro a 100.000 ma voglio avere la possibilità di cedere legalmente questo preliminare, ok? Quindi succede questo, in fase di proposta si scrive tutto. Anche lì c'è un po' di confusione, perché alcune persone pensano che si può scrivere una cosa durante la proposta e poi al preliminare si possono cambiare le carte. Non funziona così, ok? Quando voi scrivete la proposta poi, tra virgolette, diventa preliminare, che lì bisogna stare attenti perché a volte fanno i furbi, perché poi viene trascritto in un altro foglio, ok? Quindi la proposta poi la passano a quello che è il preliminare, e in preliminare se non avete scritto le stesse identiche cose che sono in proposta, poi non sono più valide quelle, ok? Quindi questa è una cosa molto importante, ma di fatto tutto quello che viene accordato prima ci si accorda alla proposta. Ecco perché se voi fate per esempio una cessione di preliminare non potete pensare di non scrivere in proposta per esempio che volete fare i lavori di ristrutturazione, poi fate il preliminare e pretendete le chiavi, non ve le danno, vi incazzate, non funziona così. Quindi ci sono delle persone che hanno preso anche delle inculate, io li conosco, perché hanno fatto magari un corso di formazione. Queste persone sono state testarde, nel senso che hanno fatto una proposta in un'agenzia, l'agenzia le ha detto non scriviamo il discorso delle chiavi e dei lavori prima, le chiediamo dopo, perché tanto conosco il proprietario, quindi dopo ce le facciamo dare. Al momento del preliminare però la persona si rifiuta di dare le chiavi, la persona si rifiuta di far vedere l'appartamento e il neo investitore lo prende in quel posto, ok? Quindi questa cosa, ragazzi, è molto importante, bisogna capirla. Quindi mi raccomando, tutto quello di cui avete bisogno va scritto in proposta, ok? Ora,
con le giuste clausole, ok, si può cedere anche la proposta d'acquisto, ok? Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre nella cessione di preliminare, ipotizziamo, io William trovo un immobile, faccio una proposta, questa proposta viene accettata, faccio un preliminare, ok? Quindi quella cosa che c'è prima dell'atto notarile, dopodiché cedo quella. C'è un passaggio intermedio che io potrei fare, che è: io faccio una proposta d'acquisto che ovviamente avrà determinate caratteristiche, sarà blindata, quindi è fatta apposta, dopodiché io non faccio il preliminare ma cedo direttamente questa proposta d'acquisto accettata a un terzo, ok? Quindi il mio guadagno sta proprio lì, cioè io faccio una proposta, vi faccio un esempio, nella quale dico: io compro questo immobile, sono disposto a dare 100.000 euro, ok, a queste condizioni. Dopodiché, però, blindo bene questa proposta, chiaramente, dopodiché trovo un qualcuno che è disposto, ok, a darmi, stiamo bassi, 120.000 euro, 115.000 euro, ok, e a questo punto lui subentra direttamente nella proposta e si prende lui l'immobile. Io esco completamente di scena, è come se non ci fosse, tra virgolette, mai stato. A questo punto questo soggetto fa il preliminare, ok, se bisogna fare un preliminare, quindi un passaggio intermedio, o altrimenti va direttamente a rogito, ok? È chiaro questo passaggio, ragazzi? Ok, quindi chi mi sta seguendo, magari provate a darmi un feedback su questa cosa, perché se no magari provo a rispiegarla, ok? Chi sono le persone che possono comprare questa cosa? Allora, può essere una persona, per esempio, che sta cercando casa, quindi io conosco magari un vicino di casa, sì, chiaro, fantastico, io conosco un vicino di casa che sta cercando, ipotizziamo, un bilocale con quelle caratteristiche, so che gli piace, probabilmente so che l'ha già visto, so che lui sarebbe disposto a pagarlo 115.000 euro, ok? Ciao Fra, grazie, 115.000 euro. E a questo punto io vado prima in agenzia, faccio la proposta 100.000, ok? Quindi vincolo questa cosa, dopodiché vado da questa persona e gli dico: fantastico, te la cedo per 115, ti va bene? Ok? Allora, ragazzi, per fare i soldi dovete far guadagnare anche le altre persone. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona deve avere un vantaggio competitivo nel comprare la vostra proposta, ok? Quindi se, per esempio, io so che questa persona, come ho detto prima, è disposta a dare magari 115.000 euro, 120.000 euro, io gliela lascio magari a 110. Sì, ho guadagnato 10.000 euro, ma ricordatevi che io ho messo zero, non ho messo soldi. Queste sono le operazioni senza soldi, ok? Che non vuol dire comprare casa senza soldi, vuol dire fare un'operazione senza utilizzare i capitali, ok? Quindi questa cosa deve essere chiara. Ci sono molte operazioni che, per esempio, è molto facile blindarle anche per un paio di mesi, tre mesi, in questo modo, e farlo in modo veramente semplice, che vi potete anche tirar fuori. Che tipo di operazione è? Vi faccio un esempio, può essere un cambio di destinazione d'uso. Allora, vi racconto una operazione che io ho fatto l'anno scorso, che ho ceduto a degli investitori. Adesso ve la racconto. Fatemi bere un goccio che qua fa caldo, c'è un mare fantastico tra l'altro qua, sono in un posticino veramente molto carino. Allora, praticamente sono entrato in agenzia e vi racconto questo episodio. C'era un mio socio che prima operava soltanto con dei capitali, a un certo punto ha detto: io voglio imparare il mestiere, e io gli ho detto: la cosa migliore secondo me è che tu veda come si fa, ok? Quindi facciamo una cosa, partiamo completamente da zero, andiamo a cercare un appartamento, un qualcosa, un tipo di operazione, e ti faccio vedere come si conclude, ok? E da chi ti svegli per fare questa proposta blindata. Che cosa vuol dire ti svegli? Ok. E quindi abbiamo cominciato a cercare questo appartamento, l'abbiamo trovato, un negozio, in via Asiago numero 2. Dopodiché siamo andati a vederlo, ok? Aveva un prezzo di acquisto di, mi sembra, 50.000 euro, 55.000 euro, 60.000, adesso non ricordo, ragazzi, quanto cazzo costava. E quindi io sono entrato, diciamo, a vedere l'appartamento,
l'abbiamo visto, 2 secondi, quindi sono entrato, ho visto che si poteva trasformare. Chiaro che ci vogliono delle competenze, non sto dicendo a nessuno, non voglio far passare un messaggio sbagliato nel quale è facile fare i soldi senza soldi, no, non sto dicendo questo, ok? Quindi ascoltate quello che vi dico, perché prima dovete avere le competenze, ok? Non è possibile iniziare a investire senza competenze, perdete soldi, quindi andate sempre da qualcuno che l'ha già fatto, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi sono entrato in questo negozio, ho visto che si poteva potenzialmente trasformare, sono andato dall'agente immobiliare e quindi gli ho detto tranquillamente, ragazzi, le domande me le fate dopo per cortesia, che così almeno provo a spiegarvelo. Quindi gli ho detto: posso andare a fare una proposta d'acquisto? E lui mi ha detto: sì, va bene, a quanto la vuoi fare? E gli ho detto: guarda, te la voglio fare a 30.000, però ricordatevi che io sono andato a prendere un qualcosa che non aveva mercato, sono andato a prendere un qualcosa che per loro era completamente sfigato, che avevano lì in vendita da un po' di tempo, che nessuno cagava di striscio, questa è una cosa importante. E mi ha detto sì, e quando vuoi fare la proposta? Le ho detto subito, immediatamente, andiamo lì. Quindi siamo andati sul posto, ho fatto la proposta, chiaramente l'ho blindata, che è quello che dicevo prima, ragazzi, ok? Io non ho bisogno di portarmi dei miei contratti prestampati, eccetera, perché tanto so già come si deve fare, ce l'ho già qua in testa, e quindi io metto direttamente nelle note, quindi scrivo già direttamente nella proposta dell'agenzia tutte le cose che mi servono. Quindi ho vincolato questa proposta al buon esito del cambio di destinazione d'uso. Ho detto che volevo fare prima i lavori, ho detto che sarebbero stati fatti in un certo modo, quindi che avrei effettuato anche delle opere, che avrei fatto dei lavori di ristrutturazione, perché prima altrimenti non poteva passare questa cosa. Io sapevo già che volevo cedere la proposta. A questo punto, che cosa è successo? Che praticamente ho scritto tutto, erano 2 proprietari, e mi sono preso praticamente 1 mese di tempo, ok, o 40 giorni, adesso non ricordo. Alla fine la proposta mi sembra di averla fatta a 32.000 euro, una cosa del genere, ok? Se non sono 32, sono 34, però siamo a una cifra vicina. Che cosa è successo? Che praticamente ho scritto tutti i vincoli, dopodiché mi sono tenuto 40 giorni di tempo per fare questa cosa. Ho chiamato il mio architetto, ho detto ai ragazzi dell'agenzia: mandate tutta la documentazione al mio architetto, che così va a vedere se si può fare questa cosa. Ho lasciato un assegno in agenzia di 5.000 euro che non potevano incassare fino all'ottenimento del cambio di destinazione d'uso, ok? Quindi si doveva verificare il cambio d'uso. Se il cambio d'uso non era fattibile, ok, la proposta saltava per aria, cioè a me un negozio che non diventava abitazione non interessava, mi interessava solo ed esclusivamente se potevo trasformarlo in abitazione. Ho già messo le clausole della cessione del preliminare e tutta una serie di cose, cioè ho messo già direttamente delle cose, ok? Ho messo dei palletti. Attenzione, l'agenzia dove sono andato non è un'agenzia che mi conosceva, ok? Che anche questa è un'altra cosa molto importante, perché le persone dicono: sì, ma tu ti presenti già come William, grazie al cazzo, così è facile. No, l'agenzia, questa agenzia qua, nello specifico non mi conosceva, e infatti ho cominciato a mettere tutta una serie di vincoli e loro mi hanno detto: ma scusami, ma che, cioè, non servono queste cose. Allora, facciamo per cortesia come vi sto dicendo io, perché la proposta la sto facendo io, ok? Quindi l'hanno fatta in quel modo. Che cosa è successo, ragazzi? Che praticamente io ho tenuto aperto tutto questo tempo per fare il cambio. Io di fatto, mandando i documenti al mio architetto, lui ha fatto un parere preventivo subito, quindi ha capito che era fattibile fare l'operazione, e questa cosa l'ho fatta un venerdì sera, ok? Sabato mattina lui mi ha detto: secondo me è fattibile, e lunedì vado in comune e vado a verificare tutta questa cosa, facciamo il progetto e vediamo di presentare la pratica. Se lui presenta la pratica, vuol dire che sono a posto. Allora, la settimana dopo lui che cosa ha fatto? Praticamente ha fatto la pratica, ok? E quindi a quel punto l'ha presentata, e sapevamo già a questo punto che era fattibile la cosa. Io però non sono andato in agenzia a dire: guardate che il cambio si può fare, quindi il comune ha accettato questa cosa, ma mi sono adoperato per trovare una persona che volesse fare quell'operazione, ok? Perché questo? Numero uno, perché molto spesso mi voglio tenere allenato su questa tipologia di tecniche. Numero due, perché ero pieno di operazioni e preferivo guadagnare di meno e cederla a qualcun altro. Numero tre, perché potevo passare ad altre operazioni, ok?
Quindi ho trovato un investitore, un'altra persona che sta facendo investimenti immobiliari, o quantomeno all'epoca non era un investitore professionista, nel senso che lui doveva ancora fare la sua prima operazione, voleva imparare, quindi per assurdo potreste essere uno di voi, ok? Quindi è addirittura una persona che ho conosciuto effettivamente sul web, quindi in questo modo voleva fare investimenti immobiliari, mi ha detto se ti capita qualcosa mi interessa, vorrei collaborare eccetera, ho detto bene ragazzi, volete fare questa operazione, ve la passo tranquillamente, non ci sono problemi, ok? Sapendo ragazzi che è quello che dicevo prima, voi sapete quando dovete fare una cessione di proposta che non ci dovete guadagnare solo voi, non è che dovete inculare l'altra persona, ok? Anche l'altra persona deve avere una motivazione valida tale per la quale deve fare questa cosa. Quindi ho ceduto questa proposta a questo investitore a questo punto mi ha dato praticamente i soldi, o meglio è andato in agenzia, a questo punto io ho detto all'agenzia guardate che questa situazione qua si è sbloccata, quindi si può fare, però dobbiamo cambiare l'assegno, quindi vi ricordate io ho lasciato un assegno a garanzia. A questo punto questa persona ha portato il suo assegno direttamente, ok, e ho detto all'agenzia dobbiamo andare direttamente in atto, quindi non dobbiamo nemmeno passare dal preliminare, ok, quindi andiamo direttamente in atto, però dobbiamo sbloccare l'assegno, mi date il mio assegno, subentra questa persona, loro che l'avevo già spiegato e non ci sono problemi. Allora a questo punto benissimo, hanno avvisato i venditori che si faceva tutto, loro contentissimi perché io avevo detto il tempo per l'atto definitivo mi sembra 8 mesi, una cosa del genere come al mio solito, e invece siamo andati all'atto direttamente nel giro di un mese, ok? Io l'investitore l'ho trovato nel giro di 3-4 giorni, ok? Quindi sono andati direttamente all'atto subito. A questo punto ragazzi che cosa è successo? Lui praticamente mi ha pagato questa cosa, mi ha pagato la cessione, è andato a dare questi soldi direttamente all'agenzia, quindi i soldi del proprietario, ha pagato l'agenzia e ha pagato l'architetto. Quindi io chiaramente ho fatto fare la pratica al mio architetto e gli ho detto guarda che questa cosa passerà, non sarò io a pagartela, farai la fattura direttamente a questa persona barra società. Mi ha detto sì, ci mancherebbe altro, e a questo punto io non ho messo un centesimo su questa operazione. Questi ragazzi dopo gli ho dato praticamente l'impresa che fa i lavori di ristrutturazione, quindi la mia impresa, ho fatto praticamente in modo di avere un prezzo finito, quindi il prezzo che sarebbe costato a me. Questi ragazzi dopo hanno messo in vendita quello che a questo punto era diventato appartamento, comunque sarebbe diventato a breve appartamento, e poi l'hanno venduto nel giro di qualche mese, l'hanno venduto praticamente con il cantiere aperto, ok? Quindi non l'hanno venduto neanche a distanza di chissà quanto tempo, l'hanno venduto col cantiere aperto a 80, mi sembra 88.000 euro, 87-88.000 euro, ok? Quindi si parte da 32.000 euro di acquisto di questa cosa, poi c'è stata ovviamente il mio guadagno per la tra virgolette segnalazione. Io ho lavorato veramente, quanto cazzo ho lavorato? Un'ora? Cioè non ve lo so dire quanto ho lavorato. E dopodiché loro hanno fatto la loro prima operazione in questo modo e ci hanno guadagnato dei soldini, quindi questa cosa poi chiaramente li ha gasati, hanno cominciato a fare poi sistematicamente altre operazioni, ok? Quindi è chiaro questo concetto ragazzi, io questo gioco l'ho fatto veramente tantissime volte, ok? Ti hanno pagato una super consulenza, ci mancherebbe, ce l'ho passato l'operazione, poi non solo le ho passato l'operazione, gli ho fatto vedere come si faceva, quindi chiaramente gli ho dato l'impresa, gli ho dato cioè tutto quello che le ho portati dal mio notaio, e poi l'agenzia chiaramente ragazzi è rimasta a me, nel senso che poi l'agenzia da quel giorno ha cominciato a farmi delle segnalazioni e quindi mi presentano altre operazioni. Questa è una cosa che è successa mi sembra a settembre, ottobre dell'anno scorso, ok? Quindi è una cosa molto recente tra virgolette, ok? I soldi quando li hai presi subito alla cessione, prima ancora di fare prima di andare dall'agenzia immobiliare, ok? Ho preso i soldi, ho preso direttamente i soldi e poi li ho portati in agenzia. A quel punto loro hanno fatto il cambio di coso e hanno fatto l'atto e buonanotte, ok? Quindi chiarissimo, perfetto. Quindi vi è chiaro come funziona la cessione della proposta, ok?
Quindi vedete ragazzi, quando io dico si possono fare soldi dal nulla, ok? Quindi avevi messo una clausola che ti autorizza a cedere la proposta, altrimenti non potresti farlo. Certo, c'era questa clausola, c'era la clausola della cessione di preliminare, c'era la clausola della cessione della proposta, c'era la clausola dei lavori di ristrutturazione, c'erano una marea di clausole. Cosa ne pensi di fare una cessione di preliminare senza avere ancora l'acquirente finale? Ne faccio una marea anche così, Davide. Cioè, la cessione di preliminare vera e propria, tu non hai l'acquirente finale, lo trovi nel frattempo, ok? La cosa importante è non sbagliare il prezzo d'acquisto, ok? Quindi il prezzo devi comprare super bene, questa è una cosa fondamentale. Deve essere in una zona super liquida, l'immobile deve essere liquido e devi prenderti la maggior parte di tempo possibile. Io sento delle persone che parlano di 4 mesi di tempo per cedere un preliminare, cioè loro scrivono mi riservo di cedere il preliminare entro 4 mesi, ok? Questa cosa, se non siete in centro a Milano e comprate super bene, sono follia, ok? Cioè è un casino, è facile sbagliare così, tutto chiaro. Ok, allora quando fai la cessione devi riportare il nome di chi comprerà sulla proposta. Quando fai la cessione devi riportare il nome di chi comprerà sulla proposta. Non mi è chiara la domanda. Allora, ipotizziamo, io William ho fatto la proposta, ok? A due privati, erano due signore che avevano appena ereditato questo negozio. Mi stava sul gobo perché pagavano spese condominiali a vuoto, perché pagavano una serie di spese a vuoto, ok? E quindi volevano disfarsi di questo immobile, ok? Quindi la proposta chiaramente era intestata a me, cioè William che vuole praticamente acquistare questo immobile. Che cosa ho fatto? Praticamente poi c'è un altro documento nel momento in cui io ho trovato l'investitore, ok? E c'è praticamente il cedente e il cessionario, cioè ci sono io e c'è la persona che vuole prendere l'appartamento, quindi è un contratto tra di noi. In questo contratto praticamente lui mi dà i soldi, c'è il passaggio di denaro, dopodiché lui va direttamente all'atto, ok? O se ci fosse bisogno di fare il preliminare, si fa il preliminare direttamente col nominativo di questa persona. Chiaro, per fare questa proposta blindata da chi vai? E io non vado da nessuno perché lo so fare chiaramente, ok? Quindi sono tutte cose che ho imparato nel tempo, sono tutti contratti che sono stati creati apposta per me all'epoca dal mio staff, quindi la mia squadra, che è composta da avvocato, commercialista e notaio, ok? Quindi io per far blindare chiaramente questi contratti non mi sono affidato al primo che passa, non li ho presi da un corso di formazione che sono per la maggior parte delle volte teorici, ma sono andato da dei professionisti che hanno blindato questi contratti, ok? Quindi io in questo momento li ho già, per cui non ho problemi, ok? Come calcoli la segnalazione in percentuale sul prezzo d'acquisto? Allora, in realtà questa cosa è una trattativa anche lei, ok? Nel senso che ipotizziamo, voi fate una cosa di questo tipo per un immobile che, diciamo, fate la proposta, viene accettata per 200.000 euro, ma questo immobile sul mercato vale, ipotizziamo, 260, ok? Senza toccarlo, quindi c'è un 30% di margine. Voi però non avete i soldi, quindi avete fatto questa proposta e non avete i soldi per saldarlo, ok? A questo punto, ragazzi, il non avere i soldi è ovviamente un punto a sfavore, ok? Quindi voi andate da un investitore e a questo investitore probabilmente non riuscite a fargli tirar via più di 5.000 euro, 10.000 euro per la segnalazione, è normale. Se voi però avete i soldi potete chiedere di più, perché? Perché lo stesso principio che ho fatto io, no? Queste persone vogliono imparare, vogliono fare questa cosa, sì, benissimo, gliela posso cedere. E io posso comunque chiuderla con i miei soldi? Sì, certo, ci mancherebbe, la chiudo subito. A questo punto io ho più forza nel negoziare e quindi posso chiedere più soldi, okay? È una trattativa tra le parti fondamentalmente, ok? Io quando mi fanno delle segnalazioni vado anche in percentuali, io ci devo guadagnare una determinata cifra. Poi sul fatto che voi ci guadagnate, per esempio, voi, per dire, chi mi cede l'operazione ci guadagna molto, per me va bene, non è un problema, ci mancherebbe.
Allora, certo, chiaramente ci devono essere le condizioni necessarie. Grazie William, figurati. Complimenti, hai fatto utile, hai fatto felice un investitore alle prime operazioni. Esattamente, sì, ok. E sei un grande, William, grazie. Adesso è chiaro, la cedibilità della proposta la metti anche nelle note? Sì, sì. Faccio un allegato a parte, Mario, perché diciamo che tutte le clausole che io metto non ci stanno nelle note della proposta dell'agenzia, e quindi io, per esempio, nelle note del mio telefono, a volte, ragazzi, perché io sono anche molto disordinato, se no molto spesso chiamo la segretaria dell'ufficio e me la faccio mandare, e ho questa cosa, diciamo, che ho già utilizzato molte volte, e me la faccio mandare e la compiliamo in agenzia, quindi modifichiamo magari i nomi, magari cambiamo delle clausole perché non le vogliono inserire, ci sono delle cose che a volte vogliono inserire, altre volte no, eccetera. Ok, tenete presente che io faccio le cessioni di preliminare o cessioni di proposta, che poi ho detto pure ieri, cessioni di preliminare ne faccio poche, ok? Faccio un'altra cosa che è come se fosse cessione di preliminare, ma non lo è, ok? E non le inserisco a volte. Perché questo? Perché io, avendo anche i capitali a disposizione, quindi essendo anche abbastanza, tra virgolette, liquido, posso operare anche se non è in cessione. Quindi io spesso, quando l'agenzia mi dice no, non me la sento di scrivere questa cosa perché secondo me ci bruciamo il cliente, spesso mi capita di non scrivere i vincoli, ok? E i vincoli inserirli dopo. Non lo consiglio a chi i capitali non li ha. Ok, quindi io lo faccio, ma sono coperto. Non lo consiglio assolutamente a chi non ha i capitali. Ok, un'altra cosa, io sono anche molto speculativo, quindi spesso, adesso lo faccio di meno perché ho comunque più capitale a disposizione, ma una volta, ok, facevo anche delle operazioni scoperte. Non lo consiglio a chi ha le prime armi. Ok, dovete sapere come fare. La cedibilità della proposta va inserita nella proposta, sì, nelle note, sì. Ok, l'ho detto prima, Davide. Ok, l'ho detto prima, faccio un allegato a parte. Quindi va inserita nelle note, poi faccio un allegato a parte. Stai facendo un corso molto più completo di un appagamento, William. Lo so, Salvo, lo so, sono consapevole di questa cosa. Mi fa girare i coglioni, sinceramente, che molte persone parlano di investimenti, insegnano, fanno corsi e di fatto le operazioni, non so se non le hanno mai fatte, ragazzi, però non le fanno, ok? E quindi ci sono molte persone, purtroppo ci sono molti coach che di fatto le operazioni non sanno come si fanno, ok? Quindi nella realtà loro vivono dalla teoria, hanno fatto molta teoria, hanno imparato la teoria come se fossero dei pappagallini e sparano queste cose qua, ok? Ma di fatto quando voi li mettete alle corde, ok? E gli chiedete determinate cose, non vi sanno rispondere, ok? Quindi, cioè, quando una persona si mette, così come mi sto mettendo adesso io, adesso lasciate stare che sono io, non voglio essere uno che se la tira, ok? Però voi mi potete fare tutte le domande che volete, ok? Sono trasparente, perché si mette qua una persona che magari pensa che io non capisco un cazzo, mi sputtana in due secondi, ok? Quindi perché questo? Perché io comunque mi metto a parlare davanti a un pubblico che molte persone, per esempio, che mi stanno anche seguendo in questo momento, sono degli investitori, quindi non sono dei coglioni, ok? Fare una diretta non è così semplice, devi sapere di che cazzo stai parlando, devi averlo fatto, non puoi pensare di farlo solo con la teoria, perché se ti arriva qualcuno che malauguratamente lo sta facendo, ti sputtana in due secondi, ok? Quindi questo è importante. Se qualcuno ha un coach, io lo dico, ragazzi, chiedete al vostro coach, ma tu queste operazioni le hai fatte veramente? Quante ne hai fatte? Quante ne hai fatte quest'anno? Mi fai vedere i rogiti? Mi fai vedere gli atti? Ok? Se non ve li fanno vedere, aria fritta, ok? Sei gentile e io vorrei imparare un pochino da te. Ti offendi se ti offro un caffè quando torni a Milano? Ragazzi, purtroppo ho poco tempo a disposizione. Come potrete capire, sono veramente pieno di impegni e anche volendo faccio veramente molta fatica, anche perché me lo chiedono molte persone. Se capita qualche volta che magari ci troviamo in un evento piuttosto che, molto volentieri, se no mi diventa veramente veramente difficile, perché incontro molte persone anche io durante tutti i giorni, spazzerai via tante persone che il mondo. Allora,
quanto è vero William, meno male che sei arrivato, grazie. È perfettamente d'accordo, e io voglio imparare da chi lo ha già fatto e da chi lo fa tutti i giorni, grazie William. E figuratevi ragazzi. Ok ragazzi, se ci sono delle domande sono qua, sono qui apposta, ho detto mi collego un attimo mentre prendo il sole. Tra l'altro sono in un posto veramente veramente molto bello, e aspettate che provo a vedere se riesco a farvelo vedere un secondo dove sono. È un locale praticamente a Mykonos. Purtroppo in Italia non ci sono le cose del genere. Vedete? Riuscite a vederlo? Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. C'è un po' di vento, chiaramente. Ecco, vedete? Poi la cosa figa è che qui tra l'altro fanno i massaggi. Dei massaggi, sì, è molto bello, ok, è molto bello. E tra l'altro ragazzi, pensate che sono arrivato qui e non avevamo praticamente fatto la riservazione, non avevamo prenotato, ed era tutto pieno, era tutto completamente pieno. 150 euro per i lettini qua al giorno, ok, cioè è veramente, cioè non costa neanche poco ed è full. È un peccato che in Italia non ci siano queste, cioè io dicevo prima al mio amico, cazzo, ma se ci fossero queste strutture in Sardegna, nel Salento, cioè in Italia queste cose purtroppo non ci sono, ed è un peccato, è un peccato, perché si potrebbe fare veramente tanto. Italia è un posto veramente figo, c'è il mare della Sardegna ragazzi, cioè io ci vado sempre a Miami, posso assicurare che la Sardegna è tanta roba. Ok, informazioni preziosissime quando si usa l'opzione d'acquisto, e l'opzione d'acquisto devo fare una diretta apposta. L'opzione d'acquisto è altamente speculativa, io la utilizzo tantissimo, soprattutto quando utilizzo i miei capitali, perché mi permette spesso di raddoppiare i capitali, ok? Cioè l'opzione d'acquisto ragazzi permette anche di raddoppiare i propri capitali, è altamente speculativa, anche lì poche persone la utilizzano, ok? Ed è una cosa veramente figa. Stiamo mettendo in piedi un'operazione infatti molto grossa noi adesso a Milano con l'opzione d'acquisto, ok? In centro, quindi attenzione. Poi farò magari una diretta, Mario, su questo argomento, perché anche quello è veramente molto interessante. Bene. E ragazzi, se non avete altre domande, vi saluto. Chi guarderà questa cosa in differita può farmi delle domande tranquillamente. Ragazzi, fatemi un favore, perché voglio far crescere anche questa cosa. Adesso, da quando torno a Milano, farò, come ho detto, come ho promesso, più dirette, quindi almeno una alla settimana la dobbiamo fare, e farò molto più video. Quindi se vi fa piacere condividete per cortesia questa diretta, perché voglio far crescere questa cosa e voglio far avere nella gente più consapevolezza di cosa sono gli investimenti immobiliari fatti da una persona che realmente li fa e non che parla soltanto di teoria, ok? Un abbraccio e vi saluto, vado a fare un bagno, ciao!